Congratulations to our players. They showed a lot of grit. Complimenti ai nostri giocatori che hanno mostrato cuore e durezza nel secondo tempo della partita. È stato un po' deludente per noi vedere che quando si lavora bene in allenamento le cose non vadano come dovrebbero e la concentrazione non sia al massimo, così come è successo nel primo tempo. Però abbiamo dimostrato di essere uomini e di poter dire ancora la nostra in campionato. Think has worked for us and the focus wasn't there in the first half, but saying that we have showed that we are men and we have showed that we have got things to play okay this season. How would I say this? We have made a lot of mental mistakes in the first half, okay, in the first two quarters. The desire to win was there, although sometimes it doesn't look, okay. Abbiamo commesso molti errori dal punto di vista mentale, specialmente nei primi due quarti. La voglia di vincere era lì, anche se probabilmente spesso non si è vista, anche perché abbiamo speso molta energia per prenderci i giusti tiri dopo delle buone azioni difensive da parte dei nostri avversari. Quando penso al primo tempo, penso che abbiamo sbagliato moltissimi tiri apparentemente semplici da quelli che sono i nostri più grandi tiratori, e non nego che siano errori pesanti, anche perché quattro volte abbiamo commesso gli stessi errori da parte di giocatori diversi, ed è qualcosa su cui dobbiamo lavorare, ma non credo che non ci fosse voglia di vincere, anche perché ho visto un match totalmente diverso rispetto a quello di Trento. Player. So something we have to work on, okay? But I don't think that there was no desire, okay, like against Trento. I think this was a different team today, but nothing went right for us in the first half, as well as making, you know, some tactical mistakes. That is constantly going through changes, okay? And I'm not trying to make excuses, okay? But I'm talking about players. C'è da dire che non sono mai stata in una squadra che abbia attraversato un periodo di tale sfortuna come Avellino. E non parlo soltanto degli infortuni, ma anche ad esempio di tante partite che abbiamo perso con uno scarto di pochi punti, anche se a volte è stata anche colpa nostra. È una squadra che attraversa costantemente tanti cambiamenti e sapete che non cerco scuse, però parlo proprio dei nostri giocatori. Insomma, abbiamo attraversato una stagione difficile, continuiamo a farlo, ed essere dove siamo adesso, dividendo il quarto posto con Brindisi, è una testimonianza della qualità dei nostri ragazzi. They could have switched off at the halftime today, but they didn't. Okay, they kept fighting, and the work that we have done before, he came through in a second half.